Sergio Mattarella è da ieri il 12° Presidente della Repubblica, per lui un'ampia maggioranza. Martedì il giuramento, penso alle difficoltà e alle speranze degli italiani, ha detto in un breve intervento. La prima visita ieri pomeriggio alle vittime delle fosse ardeatine. Il quarto scrutinio decisivo per l'elezione di Mattarella ha messo in crisi il centrodestra. In Forza Italia non tutte schede bianche. Tensioni nel partito di Alfano dopo il sì al candidato del PD. Il premier Renzi incassa la vittoria e avverte. Avanti con le riforme, ma Berlusconi decida cosa vuole fare. Diffuso dall'ISIS un nuovo video dell'orrore che mostra la decapitazione dell'ostaggio giapponese Kenji Goto. Messaggi minacciosi rivolti all'Occidente, dura condanna del premier nipponico Abe, nessun perdono e lotta senza quartiere ai terroristi. Il rimborso del debito da 240 miliardi. Il governo ellenico abbassa i toni e usa parole più concilianti. Rispetteremo gli impegni presi, ha detto il premier Tsipras, che vedrà in settimane il presidente della Commissione Juncker, ma è chiaro che si profila una trattativa tutta in salita. Storico trionfo del doppio Fognini-Bolelli agli Open d'Australia di tennis. L'ultimo successo di una coppa in uno slam risale al 1959 con Pietrangeli e Sirola. In campionato quarto pareggio della Roma, 1-1 contro l'Empoli nel posticipo. Pari anche tra Genoa e Fiorentina. La Juventus oggi e Udine cerca di ampliare il distacco con i giallorossi. Buongiorno e benvenuti alla prima edizione del telegiornale della 7. Dunque, Sergio Mattarella è il 12° Presidente della Repubblica. È stato eletto al quarto scrutinio con la maggioranza assoluta, anche se in realtà ha sfiorato davvero di pochi voti quella qualificata. Ad attenderlo dopo il giuramento di martedì al Quirinale ci sarà Napolitano per un incontro a tu per tu. Napolitano che ha detto è una garanzia per le riforme. Sono contento ma anche preoccupato, vorrei un paese unito, avrebbe detto Mattarella agli amici poco prima del suo primo intervento ufficiale. Vediamo. Il primo messaggio per ricordare difficoltà e speranze dei nostri concittadini. Il primo gesto, una visita alle fosse ardeatine. Comincia così il settennato di Sergio Mattarella, che poco dopo le 14 di ieri è uscito dalla casa romana della figlia, è montato sulla panda grigio topo e ha raggiunto la Corte Costituzionale, dove l'aspettava Laura Boldrini con il verbale dell'elezione. 665 volte Mattarella e qualche voto segnato, soprattutto dal PD, con un Mattarella S per dimostrare la compattezza del momento, perché in 24 ore c'è stato un salto di qualità politico, commenta Giorgio Napolitano, che segue i risultati insieme a Matteo Renzi davanti alla maratona Quirinale della 7. Quando Laura Boldrini oltrepassa quota 505 scatta l'applauso dell'Assemblea, applauso che durerà 4 minuti. Sorrisi e abbracci dai banchi del PD, che chiudono con la brutta storia del 2013. Gli ex democristiani rivendicano Mattarella alla loro storia e dicono mai sottovalutarci. Facce di circostanza nel centrodestra, con Angelino Alfano inchiodato alle sue responsabilità di ministro. I renziani parlano di capolavoro politico del leader, che aveva scommesso sul quarto scrutinio senza franchi tiratori. Missione compiuta. Sergio Mattarella è il 12° capo dello Stato, martedì giurerà alla Camera riunita in seduta congiunta. Da Renzi e dal Papa i primi messaggi di congratulazioni. Personaggio schivo, amante dei gatti e della solitudine, professore di diritto a tempo pieno fino al 6 gennaio dell'80, quando la mafia uccise il fratello Pier Santi, presidente della regione Sicilia. È da lì che parte il suo impegno politico, cattolico, sinistra democristiana, vicepresidente del Consiglio nel governo D'Alema del 98, poi ministro della difesa e dal 2011 giudice costituzionale. Nel frattempo il passaggio dal Partito Popolare alla Margherita fino al Partito Democratico, un nome politicamente spendibile, una storia lineare, con un pizzico di scaramanzia in questi giorni, non aveva preparato il discorso di investitura, dovrà farlo adesso con una certa sollecitudine. E naturalmente il più soddisfatto è Matteo Renzi, che ha giocato la sua partita più difficile. Con questa operazione abbiamo raggiunto per il PD uno stato di grazia che dobbiamo mantenere, ha detto il premier, che esclude categoricamente elezioni anticipate. Adesso prossimo obiettivo è riprendere in mano le riforme e su questo Forza Italia deve decidere cosa fare. Non abbiamo eletto alla Presidenza della Repubblica un nostro supporter, ma un arbitro.
Dopo il tweet a caldo, da Renzi arriva anche un commento a freddo in serata su Mattarella, ma è alla riforma che mostra di aver già ricominciato a pensare. Le riforme andranno avanti, dice, ma è evidente che il partito di Berlusconi deve capire bene cosa intende fare oggi e io penso che abbia due opzioni di fronte a sé, decidere se soffrire nel fare delle riforme che condivide oppure decidere di offrirsi per fare delle riforme importanti e avere così la possibilità di poter raccogliere e condividere i dividendi con noi. Berlusconi, da parte sua, aveva inviato un telegramma di buon lavoro a Mattarella e Toti aveva tenuto a dire a mezza bocca che le riforme andranno avanti, sia pure in modo diverso. Primi segnali incrociati da un patto del Nazareno che qualcuno aveva dato per morto sul blog di Grillo, dove si parla di Mattarella come persona rispettabilissima. Il patto viene dato in coma profondo, ma che potrebbe essere invece solo svenuto. Segnali che arrivano da due campi dove l'umore è agli antipodi. Una giornata da incubo è infatti quella vissuta dal centrodestra, dove si contano i danni a pochi mesi dalle regionali, con Berlusconi reduce da un doppio smacco, prima quello di Renzi, poi quello di Alfano, con il suo no al metodo scioltosi come neve al sole, proprio a pochi mesi dalle regionali. E con polemiche e veleni da tutte le parti, tra i duri del nuovo centrodestra, Maurizio Sacconi, capogruppo al Senato, si dimette, lo stesso fa la portavoce, Salta Martini. Mentre in casa Forza Italia la guerra è ancora più cruenta, con le accuse su come è stata mal giocata la partita e la caccia a chi non ha votato scheda bianca come da indicazione del gruppo. E sul banco degli imputati c'è lo stesso Berlusconi, che ascolterebbe solo i consigli di alcuni, senza più avere il polso del partito. E adesso gli esteri, è stato decapitato l'ostaggio giapponese, il reporter Goto, che era nelle mani dell'ISIS. La notizia è stata diffusa attraverso l'ennesimo video dell'orrore. Il premier giapponese Abe parla di un atto atroce e promette tolleranza zero nei confronti del terrorismo. Nessuna notizia invece dell'altro ostaggio, il pilota Giordano, sempre nelle mani dell'ISIS. Intanto gli Stati Uniti confermano che i curdi hanno ripreso il controllo di Kobane. Immagini ormai drammaticamente abituali e che, come sempre, per scelta non vi mostreremo, ma che raccontano in un video di poco più di un minuto la tragica fine del reporter giapponese Kenji Goto, decapitato dal famigerato assassino dall'accento britannico John, una settimana dopo la medesima sorte toccata al contractor nipponico Haruna Yukawa. Siamo assetati del vostro sangue, le folli parole di odio del boia del sedicente Stato Islamico, che poi si rivolge direttamente al premier Shinzo Abe. Data la tua spericolata decisione di partecipare ad una guerra che non puoi vincere, questo coltello non solo sgozzerà Kenji, ma causerà carneficine ovunque la vostra gente si troverà. Non perdoneremo mai questi terroristi e avremo tolleranza zero contro il terrorismo e lavoreremo a stretto contatto con la comunità internazionale. Queste le parole di Abe dopo aver appreso dell'esecuzione del reporter. Sull'autenticità del video dell'orrore sembrano esserci pochi dubbi. Del resto, già nella mattinata di ieri, il Giappone aveva fatto sapere che le trattative per la liberazione di Kenji Goto erano ormai giunte ad un punto morto. Prima l'ISIS aveva chiesto 200 milioni di dollari al governo giapponese per il rilascio suo e di Yukawa, poi, dopo la decapitazione del secondo, aveva spostato l'attenzione su Sajida al-Rishawi, mancata kamikaze irachena condannata a morte e detenuta nelle carceri giordane. Lei, in cambio di Goto, e del pilota giordano Muad al-Kassasbeh, anch'egli nelle mani dell'ISIS. Giovedì, l'ultimo messaggio di Goto, che annunciava, suo malgrado, la prossima uccisione del Top Gun, qualora la terrorista non fosse stata rilasciata entro il tramonto. Poi, più nessuna notizia, fino a ieri. Resta incerta la sorte di al-Kassasbeh, del quale l'ISIS aveva annunciato l'assassinio già un mese fa, salvo poi farlo diventare oggetto di una trattativa, probabilmente finta, condotta senza mai fornire prove al governo giordano che fosse ancora vivo. E adesso in Grecia, dove dopo l'incontro teso che c'era stato nei giorni scorsi tra il presidente dell'Eurogruppo e il ministro delle finanze greco, un ministro che aveva detto noi non trattiamo con la Troica, adesso il premier Tsipras stempera i toni, sostiene che la Grecia rispetterà i suoi impegni ma chiede tempo e soprattutto promette radicali riforme contro l'evasione fiscale, la corruzione e le politiche clientelari. La Grecia rispetterà i suoi obblighi verso la BCE e verso il Fondo Monetario Internazionale. Una nota di Alexis Tsipras in persona segna il cambiamento di rotta del governo greco. Toni concilianti seguiti da una conversazione telefonica, riferiscono fonti interne al governo ellenico, con il presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi, dove il premier ha ribadito la volontà del suo esecutivo di voler trovare una soluzione che offra benefici reciproci alla Grecia e all'Europa. Tutto mentre a Bruxelles e ad Atene si prepara l'incontro tra Tsipras e
il presidente della Commissione europea Juncker, che potrebbe tenersi già la prossima settimana. Trovare un punto di caduta, un compromesso, sembrava quasi un miraggio dopo l'incontro burrascoso di venerdì tra il presidente dell'Eurogruppo Dijsselbloem e il ministro delle finanze greche Varoufakis. Le riflessioni con i partner europei sono appena cominciate, ha scritto invece Tsipras, che non ha fatto cenno alla richiesta di taglio del debito, ipotesi che più di ogni altra spaventa Bruxelles per il rischio di una reazione a catena. Ipotesi esclusa dalla cancelliera tedesca Angela Merkel in un'intervista a un quotidiano tedesco, dove ha insistito sulla necessità che la Grecia intraprenda riforme e misure di risparmio per poter contare sulla solidarietà dei partner europei. Ma più che le parole della cancelliera, a rimettere Atene sui binari della trattativa sono state le parole del vicepresidente della BCE, Constanzio. Se la Grecia dovesse uscire dal programma di aiuti della Troika, che scade a fine febbraio, ha spiegato Costanzio, la BCE potrebbe smettere di comprare i titoli spazzatura greci come garanzia per i finanziamenti delle banche elleniche. E a meno di una settimana dal trionfo in Grecia della sinistra di Tsipras, in Spagna scende in piazza la sinistra radicale a sostegno dell'idea il cambiamento è possibile. Circa 100.000 persone hanno sfilato per le strade di Madrid sotto le bandiere di Podemos, il movimento anti-austerity che potrebbe dare un'altra scossa al panorama politico europeo alle prossime elezioni politiche il prossimo novembre. Nel corteo anche lo Stato Maggiore del partito, nato dal movimento degli Indignados, attivo dal 2011 contro la politica del governo spagnolo di fronte alla crisi economica e che in Spagna si propone come vera alternativa ai popolari e ai socialisti alla guida del paese in futuro. E adesso in Ucraina, dove stallo sui colloqui tra governo ucraino e separatisti filorussi, fallito l'obiettivo anche dell'ultimo incontro di ieri per raggiungere un cessate il fuoco, intanto si continua a combattere sul campo dove purtroppo cadono ancora vittime. Ancora un nulla di fatto. I colloqui di pace a Minsk tra i rappresentanti del governo e i separatisti filorussi per un cessate il fuoco immediato in Ucraina è finito senza alcuna risoluzione. In realtà poco ci si sperava dopo i due precedenti tentativi sfociati in accordi rimasti sempre sulla carta. A nulla è servito neppure l'appello lanciato da Putin, Merkel e Hollande, che ieri pomeriggio avevano avuto un colloquio al telefono. L'ex presidente ucraino Kuchma, inviato di Kiev all'incontro, ha accusato gli esponenti separatisti di aver sabotato i colloqui, ponendo solo ultimatum e rifiutando di discutere le misure sul tavolo per raggiungere una tregua. Questo mentre sul campo la situazione si fa ogni giorno più critica. Nelle ultime ore si contano 15 soldati ucraini morti, una trentina i feriti. Debaltseve, Ucraina dell'Est, è ancora sotto il bombardamento incrociato. Cittadina strategica, ultimo baluardo del governo di Kiev. Gli abitanti sono costretti ad abbandonare le loro case, ormai da giorni sono senza acqua, luce e gas. Le notizie che arrivano sono sempre più confuse, con le due parti in campo che rivendicano la loro supremazia. Le truppe ucraine in realtà sarebbero in difficoltà, da giorni tagliati fuori dai rifornimenti. Secondo quanto riferito dalla BBC, i separatisti avrebbero preso il controllo di una città vicina, ma la notizia non trova conferme ufficiali. Il portavoce dell'esercito di Kiev sostiene che i ribelli filorussi siano stati sostituiti nelle prime linee da truppe regolari russe, fresche e ben armate, entrate in Ucraina da frontiere non controllate dal governo centrale. E torniamo in Italia, a Milano, dove si cerca di contenere la tensione tra chi ha ricevuto l'ingiunzione di sfratto dall'ALER, l'ente regionale che gestisce una parte degli alloggi. Le indicazioni del prefetto sarebbero quelle di evitare di intervenire con gli sgombri programmati in alcuni quartieri. Sgomberi bloccati a Milano? Anzi no. Secondo un dirigente di ALER, la società che gestisce gli alloggi popolari, la prefettura ha deciso di bloccare gli interventi programmati per liberare case occupate abusivamente nei quartieri caldi della città, quelli dove erano intervenuti non solo gli occupanti ma anche i centri sociali per fermare gli sgomberi. Parole però smentite dal vice sindaco della città, Ada Lucia De Cesaris. ALER dà notizie non vere per coprire i propri problemi sulle spalle dei cittadini, dice via Twitter.
Tinder. Una polemica che monta sulla realtà della carenza di alloggi nel capoluogo lombardo e sulla gestione dell'ente che non ha i fondi necessari a ristrutturare e rendere abitabili quelli vuoti. La lotta paga, scrivevano soddisfatti i centri sociali all'annuncio fatto dal dirigente Haller sul congelamento degli sgomberi. Ma Palazzo Marino fa notare che non c'è nessuna intenzione di fare un passo indietro sul rispetto della legalità. Dallo scorso dicembre sono stati fatti 33 sgomberi programmati, 16 proprio nei quartieri più caldi. Intanto si procede con il piano, messo a punto la scorsa primavera, sull'assegnazione delle case minime, quelle sottratte alle occupazioni e restaurate, meno di 28 metri quadri, quindi per legge non possono essere assegnate a chi è in lista per le case popolari. Una ventina di questi mini appartamenti sono stati assegnati tramite una cooperativa a studenti e lavoratori precari, under 30, per 370 euro al mese di affitto e la disponibilità a svolgere 10 ore settimanali di volontariato nel quartiere, un letto, un cucinotto, un bagno, la lavanderia in comune e si spende meno che in una stanza in condivisione. Ora lo sport con l'impresa storica per l'Italia del tennis maschile, perché la coppia Fognini-Bolelli ha vinto il titolo del doppio degli Australian Open, uno dei quattro tornei del Grande Slam. Per ricordare l'ultima vittoria maschile in uno slam nel doppio in particolare bisogna davvero andare molto indietro nel tempo. Abbiamo vinto uno slam, cazzo. La sintesi di Fabio Fognini è tanto irrituale quanto fulminante. Due tennisti italiani insieme sul trono di uno slam non li si vedeva dal 1959, anno di grazia di Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola, re di Francia al Roland Garros. Altri tempi, non risultano simili espressioni di giubilo registrate negli annali, altro tennis. Da allora, sorrisi a due in uno dei quattro appuntamenti più prestigiosi, l'Italia della racchetta li aveva visti solo sui volti delle cichi, al secolo Sara Errani e Roberta Vinci, cinque volte regine di slam. E hai voglia a dire che il doppio è ormai disciplina a sé? Hai voglia a ricordare che la coppia avversaria degli azzurri, composta dai francesi Herbert e Mahut, aveva giocato solo due partite insieme prima degli Australian Open? Con il 6-4-6-4 conclusivo, con i 41 minuti esatti a set, Fabio e Simone, al nono torneo in coppia, due vittorie nel circuito negli scorsi anni, nella Rod Laver Arena di Melbourne, hanno costruito una piccola pagina di storia. Storia personale, come magistralmente sintetizzato da Fogna il Terribile, ma anche piccola storia del nostro tennis, per la gioia di Corrado Barazzutti, CT dell'Italia di Davis e di Federation Cup, che da oggi può contare, oltre che sulle cichi, anche su due cicos che insieme riescono ad essere molto genio e molto meno sregolatezza. Adesso il campionato di calcio di Serie A, la Juventus capolista, è impegnata oggi pomeriggio a Udine e può andare davvero in fuga, mentre ieri la Roma ha pareggiato con l'Empoli e fra le due prime della classe il divario è adesso di 6 punti. Con l'1-1 di ieri sera sono 6 i pareggi nelle ultime 8 partite per la Roma. Garcia si conferma Mister X e regala alla Juventus un'altra occasione preziosa per allungare ulteriormente il passo. Giallorossi in affanno come al solito nel primo tempo. Per la quarta volta consecutiva hanno chiuso la frazione sotto di un gol. Rigore segnato da Maccarone ed espulsione di Manolas e sotto un diluvio di fischi. Fischi che, nonostante il primo gol stagionale di Maicon, che vale il pareggio, sono stati il sottofondo anche dell'intero secondo tempo, caratterizzato dal ritorno della parità in campo per l'espulsione di Saponara. Juventus quindi pronta per uno scatto che può essere decisivo. Per la trasferta a Udine, Allegri ha rinunciato a Giovinco, sempre più vicino alla cessione, ed ha smentito le voci di un suo litigio con Vidal. La seconda di ritorno è stata aperta ieri dalla sfida fra Genoa e Fiorentina, terminata 1-1. Un gol per tempo con i rossoblù in vantaggio grazie alla carambola fra palo e schiena del portiere viola Tatarugiano su conclusione di Sturaro. Di Gonzalo Rodriguez di testa la rete del definitivo pareggio, contestata a fine partita dal tecnico genoano Gasperini e dal presidente Preziosi. Match spettacolare con tante palle gol sbagliate, soprattutto nel finale, dalle due squadre che hanno perso la chance di riavvicinarsi alla zona Europa League. Oggi il resto del programma, che prende il via ad ora di pranzo con Sassuolo-Inter. Il Cagliari a Bergamo ha l'occasione per staccarsi dalla zona pericolo della classifica, dove invece sgomitano Cesena e Chievo, impegnate con le ambiziose Lazio e Napoli. Il posticipo di San Siro vedrà di scena Milan e Parma. Inzaghi deve ritrovare la vittoria che manca dalla sfida con il Napoli di metà dicembre. Il nuovo acquisto destro partirà dalla panchina.
Mancano meno di 48 ore alla chiusura del mercato invernale. Osvaldo torna al Southampton, società che potrebbe, per la seconda volta in un anno, cederlo alla Juventus. Ma anche Alessandro Matri è in corsa per un posto nell'organico bianconero. Attivissima anche la Roma, dopo l'acquisto di Dumbia, sta per prelevare dal Cagliari il colombiano Ibarbo, in prestito per una cifra vicina ai 10 milioni di euro. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento con l'informazione alle 13.30 a seguire il TG Cronache. Adesso le previsioni del tempo con Paolo Sottocorona e poi il dibattito di Omnibus condotto da Andrea Pancani. Vi auguro una buona domenica.